Da parte mia è semplicemente un saluto a tutti i presenti, alle autorità che abbiamo. Don Emanuele le ha elencate, io mi unisco a quanto ho già detto. Un ringraziamento particolare al sovrintendente che segue i lavori di restauro del palazzo. E come tutte le costruzioni antiche, i lavori sono non facili, le sorprese tante e la manutenzione non sempre possibile secondo quei criteri e quei desideri che ciascuno di noi avrebbe per la propria casa. Da parte mia un ringraziamento particolare alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha contribuito in un modo sostanziale, posso dirlo direttore, con 250.000 euro in 3 versamenti distinti. Io ringrazio anche l'economo, perché è lui che poi porta il peso amministrativo della diocesi, perché la diocesi è integrato con una cifra identica, quindi i lavori costano, sono costati 500.000 euro. Perché li abbiamo fatti? Qualcuno potrebbe pensare per il nostro uso ecclesiastico, no, tutta la struttura del Palazzo Papale, se vedete l'appartamento del Vescovo, è a servizio della comunità di Viterbo e questa sala e le sale che andremo ad inaugurare sono a servizio della comunità di Viterbo, comunità religiosa, per gli eventi religiosi, tra l'altro pochi perché non è facile realizzare incontri e conferenze, per la comunità civile, per mostre, esposizioni e io mi auguro anche incontri e dibattiti su questa nostra bella città che credo vada valorizzata e fatta conoscere. Quindi è un servizio alla comunità quello che la nostra diocesi ha offerto. E credo che questo sia positivo, perché la comunità civile e la comunità religiosa si identificano nelle persone e la promozione dell'uomo, da un punto di vista culturale, diventa promozione dell'uomo anche da un punto di vista spirituale. E l'uomo che promuove la propria identità spiritualmente cresce anche umanamente. Ecco allora che l'intento è quello di avere forti personalità attraverso il servizio della cultura, attraverso anche l'uso di questi strumenti come sono le sale, per tutti coloro che desiderano. E credo che oggi sia importante esercitare la fatica del pensare. In un'epoca come la nostra, che viene definita di postmodernità o come dice Vescovo di Chieti, Bruno Forte, di decadenza alla francese, la fatica del pensare non esercita nessuno, la fatica di ritrovare le nostre origini anche da un punto di vista umano, culturale, esistenziale, indagando sul passato perché diventi maestro per il presente, non sempre congeniali all'uomo di oggi. Io mi auguro che questo piccolo servizio offerto alla comunità aiuti tutti ad esercitare la fatica del pensare e a inserirsi in quel filone culturale e antropologico che ha sempre caratterizzato la nostra città di Viterbo. Grazie a tutti e anch'io sono ansioso delle notizie tecniche e storiche sul palazzo. Lo abito, ma lo conosco poco da un punto di vista storico, poco nelle diverse utilizzazioni che ci sono state. Il mio primo incontro con il palazzo di Viterbo è stata la mostra dell'antiquariato e quando mi hanno detto il Papa
intende inviarla come vescovo a Viterbo, avevo questo ricordo di un mare di sale, di corridoi, di scale, di luoghi bui coperti di tela di sacco, e chi ricorda in quel periodo le mostre dell'antiquariato, e di moquette scure. Ecco, quando poi sono venuto, visto che le sale invece sono molto diverse, molto più belle, molto più agibili e direi anche luogo di incontro e di cultura. Quindi la mia prima immagine è stata cancellata, ma mi auguro che anche dalle relazioni possa conoscere anch'io qualche cosa di nuovo e di bello di questo palazzo. Grazie a tutti.